In questa 06 e 00 faccio un'altra incursione nel corso di chitarra classica, interrompendo per un attimo Gianfilippo. Tra poco Gianfilippo inserirà una importantissima novità che io voglio anticiparti, l'uso del plettro. Allora, per un chitarrista classico l'uso del plettro è sicuramente una cosa molto particolare, così come spesso si vede, se si vede un chitarrista classico che utilizza il plettro, lo si vede anche utilizzare la chitarra in questa, su questa gamba, okay? Con una diversa posizione. Io mantengo questa sostanzialmente, perché te lo dico così, perché abbiamo fatto le inquadrature col manico inclinato. E allora, vediamo che cosa consta l'utilizzo del plettro. Allora, andiamo a vedere sulla telecamera 1 come lo teniamo, ok? Allora, prima di tutto il plettro si deve quasi reggere da solo sul dito, ok? Guarda come lo vedi qua. Lo devi appoggiare qui e poi lo prendi col pollice. Ovviamente devi stare attento che la mano non ruoti, non devi fare movimenti. Il plettro non prevede questo movimento, ok? Il movimento è minimo. Ti puoi avvicinare al ponte, ok? Non ti chiediamo di fare di avere un'impostazione da chitarra elettrica, ok? Non devi appoggiare in modo duro. Puoi, ad esempio, puoi tenere appoggiato un dito se vuoi, puoi stare leggermente sollevato, oppure appoggiare il palmo in modo delicato, in modo da non stoppare troppo le corde. Ora, quando hai il plettro, che può essere l'ultima falange dell'indice, può essere più o meno piegata, vedi tu come ti trovi. L'importante è che tu abbia il plettro abbastanza stretto perché non ti scappi, ma mai rigido, ok? Non irrigidire mai la mano. La mano può essere leggermente aperta o un pochino più chiusa, ma mai con forza, ok? Vedrai che alcuni chitarristi tengono la mano così, semi aperta. Tu cerca di tenerla invece semi chiusa, ma non è stretta, ricordatelo, è semi aperta. Quindi in questo modo avrai poca tensione sull'avambraccio, ok? Perché altrimenti rischi poi di farti venire delle tendiniti. L'impostazione è sempre quella che hai utilizzato fino adesso con Gianfilippo, ma avendo il plettro qui lo farai sporgere qualche millimetro, ok? Guarda, lo tengo così, non devi tenerlo così, ok? Così non va bene, non avresti il controllo sulla precisione, ok? E soprattutto fletterebbe troppo a seconda della pennata in su e in giù, e dopo alcune pennate ti scivolerebbe. Quindi hai la parte proprio centrale, che è quella più grande, che la vai a prendere. Inizia magari con un plettro, non ti consiglio un medio, però tra il medio e l'heavy. Okay, i plettri hanno questi nomi. Heavy vuol dire che è molto duro, medium vuol dire che ha una durezza media. Questo è un extra heavy, però lascia stare, questo è perché io mi ci trovo bene. Ok, quindi lo avvicini e i primi esercizi che ti consiglio di fare prima di approcciare quelli che ti andrà anche a mostrare Gianfilippo sono proprio quelli di appoggiare il polso, il palmo anzi, più che il polso, appena appena, e iniziare a prendere confidenza con la corda, ok? Il movimento non deve essere molto ampio, ok? Non devi fare questo, stai vicino alla corda, anche se la difficoltà è stare abbastanza vicini per poterla colpire, ma non troppo vicini da farla rivibrare, senti. Questo non deve succedere. Ti avvicini alla corda un istante prima di colpirla, cioè non è questo. Ok, quindi il plettro non lo devi far affondare troppo, ok? Non farlo affondare tanto, ok? Adesso vediamo se trovo una. Ok, così si vede. Non devi andare tanto giù, non devi tenerlo inclinato né così né così. Il plettro deve essere perpendicolare rispetto alle corde, entrare di quel poco che serve per far suonare la corda. Quindi puoi iniziare a fare questi esercizi. Vai in giù, vai in su. Poi facciamo due pennate per ogni corda. Io non sto diteggiando niente qui. Se vuoi avere un suono un pochino più piacevole, diteggia qualche accordo. Insomma, io adesso metto Mi maggiore, per esempio. Poi magari ne fai tre. Un, due, tre. Ed ecco, cosa succede quando ne fai tre? Che ti trovi uno, due, tre, che ti trovi con la pennata in giù. Ma noi dobbiamo sempre alternarne. Giù, su, giù, su, giù, su. Quindi se ne facciamo tre sarà uno, due, tre, oltrepassi la corda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok?
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Questa è già una velocità difficile, ok? Poi ne fai 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Attenzione, sto contando il numero delle pennate, non sto contando quarti, ottavi o sedicesimi, non importa. Bene, attenzione, cosa succede però? All'interno di questa unit e nelle prossime unit troverai un discorso importante, che è quello di pensare in sedicesimi. Cioè, fino adesso Gianfilippo ti ha fatto fare delle ritmiche dove hai visto che se erano sedicesimi tu avevi con l'indice il primo sedicesimo e il terzo sedicesimo, ok? Perché avevi primo sedicesimo, pennata in giù, ok? Chiamiamola pennata in giù. Pennata in giù, primo sedicesimo, secondo sedicesimo, il pollice che dà la pennata in su. Sul terzo sedicesimo, che corrisponde anche all'ottavo, se noi dovessimo pensare in crome, giù e su. Quindi abbiamo giù, su, giù, su. Ok, quindi abbiamo quattro sedicesimi, di cui primo e terzo sono in giù, secondo e quarto sono in su. Se facciamo la stessa cosa con il plettro, manteniamo la stessa idea, quindi è giù, su, giù, su. Ok, siamo all'interno di un quarto, quindi ta, 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 ta. Ok? Bene. Quindi cosa potrà accadere? Che noi rispetteremo, anche dal punto di vista di pennata alternata, che è quella che ti ho mostrato, che quindi comunque mette nell'ordine le corde, le pennate, una giù e una su, rispetteremo questa logica. Significa che dovessimo iniziare con una figurazione ritmica o melodica sul quarto sedicesimo, lo inizieremo con una pennata in su. Cioè, se devo fare ta 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 pam 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 pa 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 pam 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 pa, non sarà tu tri fo pa 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 pa, ma sarà pa 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 pa. Perché in questo modo ci sarà più semplice dare l'accento nel battere, dare il peso, ok, sui quarti, cioè quando al battere di ciascun movimento, che di norma ha anche un accento, bene, è più logico, diventa più logico, più semplice pensarlo che abbia un accento con la pennata in giù, che corrisponda a una pennata in giù, ed ecco che noi, se dovessimo suonare un sedicesimo che si venga a trovarsi sul quarto sedicesimo, prima quindi di un battere, a meno che non ci sia una sincope, però che dopo quella venga suonata, noi lo facciamo con la pennata in su. Ok, allo stesso modo come se noi dovessimo pensare a quello che hai fatto fino adesso, all'alternanza tra il dito indice, che noi adesso chiamiamo pennata in giù, e al pollice che viene in su, che noi lo chiameremo pennata in su. Comunque non ti preoccupare, gli esercizi inizieranno piano piano e Gianfilippo ti spiegherà sempre come affrontare ciascun esercizio, che comunque, ti ricordo, potrai affrontare anche con l'indice e il medio. Ciao.